Le ore assumono tutta la loro importanza. Ciao Simenon, 700 milioni di libri si dice, c'è un numero impressionante. L'avrebbe venduto una quota del genere, è stato tradotto in oltre 50 lingue, è stato sicuramente il più prolifico degli scrittori. Pensate, lo si ricorda soprattutto per aver inventato Maigret, certo un grande personaggio, un grande commissario che usava la pipa come lui, ma in realtà sono famosi i suoi romanzi e soprattutto è famosa la sua prosa, una prosa asciutta. Faceva come gli scultori, cercava di togliere le parole inutili. E infatti la sua prosa ancora oggi è molto moderna, come dimostrano i libri che continuano a essere in classifica come se lui fosse vivo. Aveva iniziato giovanissimo, nella sua Liegi, a 16 anni, a lavorare per il giornale locale e la scrittura diventò presto per lui una sorta di romanzo giornalistico, perché passò dai racconti pubblicati sul giornale ai primi romanzi. All'inizio si firmava Georges Sim, ma il successo fu tale tanto che decise di usare il suo nome, anche se qualcuno ancora dice che molti dei romanzi che sono stati pubblicati in quell'epoca erano suoi anche con altri pseudonimi, per cui la sua opera resterà a lungo, come il suo tratto, come la sua capacità di raccontare un'altra Francia, un altro Belgio. Parlava sempre del popolo, delle persone normali, le persone normali che a volte hanno anche storie orribili o terribili che lui riusciva a raccontare con grande leggerezza.